Un saluto a tutti. Lo avevamo detto in estate ed è arrivato puntuale il ritorno del virus. Sapevamo che l'autunno sarebbe stato così, non sappiamo come sarà l'inverno. In Sicilia, già nel mese di luglio, abbiamo raccomandato di continuare a portare le mascherine perché consapevoli che se si fosse abbassata la tensione nei mesi estivi, sarebbe stato tutto più difficile alla ripresa autunnale. Forse siamo stati gli unici in Italia ad aver raccomandato l'uso delle mascherine e il rispetto della distanza fisica e interpersonale nei mesi estivi. Ormai siamo in autunno, i numeri sono a tutti noti ed è un dato che cresce giorno dopo giorno. Alcune regioni sono in seria difficoltà. Come sapete, la Campania da diversi giorni ha dovuto disporre la chiusura dalle 23 alle 5 di mattina. La stessa cosa alcune ore fa ha dovuto fare il collega della regione Lombardia. Lì i numeri sono davvero preoccupanti. Da noi non siamo in una condizione di emergenza, però dobbiamo evitare di arrivarci. Oggi registriamo 72 ricoverate in terapia intensiva complessivamente. Se si pensa che abbiamo una popolazione di 5 milioni di abitanti, possiamo dire che rispetto ad altre regioni del centro-nord, ancora non stiamo malissimo, ma certo abbiamo il dovere di prevedere il peggio e per evitarlo serve la responsabilità di ciascuno di noi. Le polemiche si accompagnano, noi con il governo centrale non vogliamo assolutamente litigare, specie su questo tema così delicato. Come sapete, alcuni provvedimenti sono stati particolarmente penalizzanti, giudicati dal nostro punto di vista. Penso per esempio ad alcune attività per l'organizzazione di eventi nuziali, di compleanni, cresime. E io ho ricevuto i rappresentanti di quel comparto che in Sicilia ha una ricaduta di gran lunga maggiore rispetto a tutte le altre regioni d'Italia. Protestano le partite IVA, gli agricoltori di alcuni comparti, gli artigiani, i commercianti. Sappiamo che nei prossimi giorni la situazione non andrà certamente a migliorare in tutta Italia e non soltanto nel nostro paese, perché i mesi invernali sono quelli in cui il virus trova maggiore capacità di adattamento, anzi diventa più virulento. Noi stiamo tenendo sotto controllo con l'assessore Razza, con il comitato tecnico-scientifico, con tutti gli operatori sanitari, stiamo tenendo sotto controllo la situazione. E lo possiamo dire con grande serenità, anche se naturalmente non manca chi cerca la polemica, ma non trova sponda da noi. Ricordiamo che abbiamo comprato milioni di tamponi rapidi e questo serve a poter essere sufficientemente autonomi per un certo periodo di tempo. Vi ricordo che siamo stati i primi a ricorrere ai COVID hotel che consentivano e consentono di poter ospitare i pazienti che sono positivi, ma che non hanno più bisogno di essere ospedalizzati, che non hanno più bisogno di particolari cure da parte dei medici, ma che non è neanche cauto e prudente dover mandare a casa. Quindi questo serve ad alleggerire le corsie ospedaliere che comunque non sono in una condizione né rossa né arancione. Abbiamo individuato una strategia. La strategia è quella di andare alla ricerca del positivo sul territorio. Una volta individuato il cittadino positivo, lo isoliamo,
mettiamo al sicuro il contagiato e mettiamo al sicuro tutte le eventuali persone che avrebbero potuto avere motivo di contatto con lui. Per questo serve lo screening costante, servono tamponi, serve una presenza sul territorio sempre più massiccia. Non è un caso che abbiamo istituito le zone cosiddette di cintura di protezione nelle tre grandi aree metropolitane con gli USCA, con le unità che servono a poter, abbiamo detto, un esercito di camici bianchi, proprio perché servono a poter fare lo screening, cioè i tamponi, e poi abbiamo pubblicato un bando per mettere assieme centinaia, migliaia di operatori sanitari. Il bando scade nelle prossime ore, ma già oltre 3.000 persone hanno aderito ed è il personale che noi impiegheremo per continuare questa opera di ricognizione di rilievo alla ricerca del positivo asintomatico, soprattutto di quello che non ha febbre e quindi non ritiene di doversi rivolgere al medico di famiglia, mai al pronto soccorso dell'ospedale, ricordatelo. E poi c'è Alvaro, ormai nelle prossime ore sarà pubblicato il bando per reclutare assistenti sanitari e tecnici sanitari. Stiamo mettendo assieme una risorsa umana fondamentale per poter consentire di neutralizzare subito il contagio ed evitare che il contagio crei altri positivi. Io sono convinto che noi, se manterremo questo spirito, non di paura, perché la paura non serve. Dobbiamo essere cauti, prudenti e al tempo stesso dobbiamo sforzarci di condurre una vita quasi normale, perché quando si è in guerra, e questa è una guerra, non si può pensare di condurre una vita normale. Presto ne usciremo, è indubbio questo, e dobbiamo uscirne con il minor danno possibile. Quindi non mi stanco mai di chiedere un sacrificio in più alla comunità siciliana. So che è fastidioso per tanti motivi. Poco fa una mamma mi diceva: ma è necessario che mio figlio venga fatto il tampone con quell'astuccio che penetra nel naso fino a toccare la faringe? Certo, è fastidioso anche quello, lo dico da padre e da nonno. Abbiamo già messo in pratica i tamponi salivari, soprattutto per i bambini, i ragazzi delle scuole, ma in alcuni casi, se il ragazzo è stato contagiato, è stato dichiarato positivo, quello diventa l'unico metodo. Insomma, dobbiamo stringere i denti, dobbiamo capire che c'è ancora un inverno da affrontare e voglio augurarmi che lo Stato sappia essere presente con gli impegni che ha assunto a favore e a sostegno delle migliaia e migliaia di imprese siciliane che inevitabilmente, con le ordinanze, con i provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno costretti a limitare, a ridimensionare la loro attività e alcuni comparti, alcuni settori anche a doverla sospendere. Insomma, se chiediamo ad un'impresa di chiudere per 1, 2, 3 mesi, dobbiamo anche consentire all'imprenditore e ai dipendenti di poter avere un pezzo di pane a tavola. Ecco perché io faccio appello allo spirito unitario che ha caratterizzato noi siciliani. Lo ricordate, i mesi di aprile, marzo, aprile, maggio, quando non si vedeva anima viva per le strade, noi esortavamo tutti a ritrovare lo spirito dello stare assieme, della sopportazione, della sofferenza vissuta con un pizzico di ironia anche e con qualche disincanto, perché può servire anche questo. Purtroppo dobbiamo conviverci con questo maledetto virus, non sappiamo se ancora per qualche mese o per qualche anno, ma contenerne la portata
è sempre legato al comportamento individuale e collettivo della comunità siciliana. Per quanto riguarda il governo regionale, faremo tutto quello che è necessario fare. Lo abbiamo fatto nei mesi passati e continueremo a farlo giorno dopo giorno. Teniamo le nostre riunioni, apriamo la cabina di regia, ci confrontiamo con i medici, raccogliamo le impressioni dei cittadini e siamo in un costante confronto con i sindaci, con i 390 sindaci che voglio ringraziare davvero per l'impegno che ognuno profonde nel proprio territorio, a volte anche in circostanze di serie difficoltà. Io ho dovuto dichiarare, dopo aver raccolto il rapporto dell'assessore Razza e dei comitati e quindi degli esperti, ho dovuto dichiarare 4 zone rosse in Sicilia, significa aree particolarmente sottoposte a limiti e a restrizioni di movimento, di attività. L'ultimo è stato il comune di Randazzo. Sono decisioni sofferte, naturalmente, che adottiamo in perfetta sintonia con i sindaci del luogo. Possiamo evitare anche questi provvedimenti e dobbiamo evitare che ce ne siano altri nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Quindi, se ognuno fa il proprio mestiere di cittadino, mai come in questo momento fondamentale, essenziale, indispensabile, possiamo affrontare l'inverno con un pizzico di serenità, ecco, senza calare, abbassare la guardia, senza calo di tensione, ma sapendo che col virus ci conviviamo e alla fine ne usciremo noi i vincitori. Questo è l'auspicio del Presidente della Regione, ma è anche l'auspicio di un padre e di un nonno che vive le vostre stesse ansie di genitori, e la vostra stessa preoccupazione, ma abbiamo capito che con la preoccupazione e con l'ansia i problemi non si affrontano facilmente, anzi al contrario sembrano più gravi, sembrano insuperabili. Insomma, nell'uno nell'altro partito, dico io, nel partito di chi dice ma Covid non ce n'è su tutte fissarì ed è un atteggiamento irresponsabile, né da parte di chi dice ah ma qua andiamo, finiremo tutti per morire, sarà la catastrofe, sarà l'ecatombe, sarà l'apocalisse. Ecco, nell'uno nell'altro stato d'animo. Noi siciliani siamo abituati alle stagioni difficili e con questo retaggio dobbiamo affrontare anche e vivere anche questa difficile stagione, restando assieme nella consapevolezza che ognuno deve fare il proprio dovere. Tanti auguri a tutti.